Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione. In apertura di questo telegiornale La Cronaca, una donna di 57 anni è annegata ieri pomeriggio a Vieste, nel Foggiano, nel tentativo di soccorrere la nipotina di 3 anni e mezzo in difficoltà mentre faceva il bagno. Secondo la ricostruzione, Sabina Di Santi, questo il nome della donna, titolare di una cartoleria a Vieste, si trovava in acqua insieme alla piccola e ad altri 3 parenti, quando insieme a sua nipote sarebbe stata trascinata al largo dalla corrente. A quel punto ha tenuto la piccola con la testa fuori dall'acqua, mentre lei, probabilmente a causa di un malore provocato dallo sforzo, è annegata. Sulla spiaggia c'era anche il marito, che si è tuffato ed è riuscito a raggiungere gli altri 3 membri della famiglia che erano più vicini, mentre Sabina e la nipote, portate lontano dalla corrente, sono state recuperate da un uomo a bordo di un gommone, allertato da un altro bagnante che aveva notato la donna con la testa sott'acqua. È stato quest'ultimo a praticare alla 57enne un massaggio cardiaco, sperando di poterla salvare, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. La bimba è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Foggia, dove è attualmente ricoverata nel reparto di pediatria, sta bene ed è vigile e dovrà sottoporsi a degli accertamenti di routine. Siamo molto addolorati, sottolinea il sindaco Giuseppe Nobiletti. La donna era molto conosciuta nella nostra comunità, è un dolore enorme, una perdita per tutti, ha detto. E ancora con la cronaca, la GUP del Tribunale di Brindisi, Barbara Nestore, ha rinviato a giudizio il 48enne Alberto Villani, accusato dell'omicidio della madre, il cui corpo venne ritrovato carbonizzato all'interno della sua abitazione di campagna a San Michele Salentino nella notte tra il 19 e il 20 settembre scorso. Furono i vigili del fuoco a scoprire il cadavere della donna nella cucina della villetta dove la 71enne viveva da sola. Oltre che dell'omicidio del genitore, il 48enne è accusato anche di incendio, resistenza a pubblico ufficiale e calunnia. La GUP ha rigettato l'istanza di perizia psichiatrica per accertare l'eventuale incapacità di intendere e di volere al momento dell'omicidio di Villani. Il processo inizierà il prossimo 8 ottobre. Cambiamo argomento, voltiamo pagina. È stato costituito a Potenza il Comitato Provinciale per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata. Vediamo i dettagli nel servizio. È stato mosso il primo passo a livello provinciale da Potenza per dare il via ad un percorso di adesione e conseguente mobilizzazione per sottolineare il secco no alla legge sull'autonomia differenziata, approvato in via definitiva alla Camera dei Deputati lo scorso 18 giugno. Molti promotori del Comitato Referendario Provinciale per l'abrogazione della legge Calderoli, che è stato istituito a margine di un'assemblea che si è svolta nella sede regionale della CGIL. Dal capoluogo di regione lucano è stato altresì lanciato un invito a tutte le realtà politiche, partitiche e associative che non l'abbiano ancora fatto, ad aderire a quella che sta assumendo su scala nazionale i caratteri di una vera e propria mobilizzazione tra le più importanti della recente storia politica nazionale. Al momento 30 tra partiti, sindacati e associazioni hanno già aderito al comitato, tra questi c'è il Partito Democratico, così sul punto il segretario regionale dei DEM Giovanni Lettieri. Sicuramente serve la partecipazione di tutti, una grande mobilitazione per evitare che questa legge spacca Italia, faccia danni gravi soprattutto nel mezzogiorno d'Italia, ma su tutta la dorsale appenninica, su tutte le periferie sostanzialmente. Certo, tutto il Partito Democratico è al lavoro da nord a sud e l'errore che non bisogna fare è regionalizzare o meridionalizzare la battaglia. Necessariamente dobbiamo fare di questa battaglia una battaglia per l'Italia unita, così come i principi costituzionali affermano dalla nascita, insomma. E con la politica siamo anche a Bari. Il nuovo sindaco Vito Leccese continua a lavorare per la formazione della nuova giunta comunale. Per il momento però sembra intenzionato a confermare la giunta uscente. Lo fa sapere Michele Laforgia, che ha incontrato il sindaco nel pomeriggio di ieri. Leccese mi ha informato della sua volontà di procedere per il momento alla conferma della giunta uscente, rinviando la nomina della nuova giunta a ridosso della proclamazione del Consiglio Comunale prevista per il prossimo 12 agosto. Ha fatto sapere Laforgia in una nota che poi ha anticipato che la prossima sarà una giunta politica con adeguata rappresentanza di tutte le forze politiche della maggioranza e che rispetterà il criterio proporzionale. Ne abbiamo preso atto, ha spiegato Laforgia, che ha poi continuato. Abbiamo rinviato alla prossima settimana l'interlocuzione sul programma, sul sistema delle deleghe e sulla squadra di governo, con lo spirito di reciproca collaborazione che abbiamo condiviso sin dall'esito del primo turno delle recenti elezioni amministrative. Laforgia ha poi concluso precisando che nell'incontro non si è parlato né degli assessorati né della presidenza del Consiglio Comunale, incarico che potrebbe essere assunto proprio dall'avvocato barese.
E voltiamo pagina, ritenuto colpevole dell'omicidio del barista ucciso per motivi banali, Mario Marchetta, 35 anni, il 2 ottobre del 2022 a Grassano, in provincia di Matera. Gabriele Acquafredda, di 22 anni, è stato condannato a 26 anni di reclusione dalla Corte di Assise di Potenza, che ne ha disposto la libertà vigilata per 3 anni. Marchetta fu colpito da diverse coltellate all'interno del suo locale. Il giovane, difeso dall'avvocato Vincenzo Rago, è stato inoltre dichiarato legalmente interdetto per tutta la durata della pena e in perpetuo dai pubblici uffici, disposta per la parte civile rappresentata dall'avvocato Francesco Viti una provvisionale di 100.000 euro. Voltiamo pagina, la ASL e la Procura di Taranto hanno siglato un protocollo d'intesa per contrastare la diffusione del fentanyl, nuova droga che arriva dagli Stati Uniti. Vediamo. Ragazze e ragazzi che camminano per strada come zombie, con lo sguardo assente. Le immagini arrivano dagli Stati Uniti e l'effetto del fentanyl, farmaco oppioide usato come analgesico, ma che sta spopolando oltreoceano tra i giovani che lo usano come droga, assumendolo tramite iniezioni endovenose. Il fentanyl provoca una sensazione di stordimento ed euforia e uccide in maniera terribile per arresto respiratorio. Lentamente sta prendendo piede anche in Italia. La ASL e la Procura di Taranto hanno deciso di prevenire, siglando un protocollo d'intesa per arginare il fenomeno. Il fentanyl è un farmaco che serve ad alleviare il dolore in alcune patologie importanti, quali il cancro. Però se utilizzato impropriamente è una potentissima droga che può provocare la morte. Noi dobbiamo arginare questi fenomeni, dobbiamo prevenirli e per fare questo oggi sottoscriviamo un protocollo d'intesa con la Questura, perché mai come in queste situazioni è importante la collaborazione interistituzionale. Il protocollo serve proprio per cercare di eliminare situazioni di possibili allarmi. Quindi è un'attività di prevenzione, perché almeno sul territorio, allo Stato, non risultano queste situazioni. Il protocollo prevede una campagna di sensibilizzazione verso le persone in carico ai SERD, ma anche verso l'intera popolazione, per lo più ancora all'oscuro sugli effetti terribili di questa droga. L'ASL è impegnata in prima linea. L'ASL ha alta l'attenzione sulla diffusione proprio del fentanyl nel mercato nero, fondamentalmente. Noi come Dipartimento Dipendenze Patologiche pensiamo di cercare, perché non si trova ciò che non si cerca, quindi di cercare nelle persone che hanno una dipendenza da sostanze, che sono pazienti del nostro servizio, di cercare anche questa sostanza nella routine del monitoraggio del tossicologico che le persone fanno presso di noi, e quindi renderci conto di quanto questa sostanza giri nel mercato nero. Il prossimo 26 luglio a Villa Peripato a Taranto andrà in scena l'unica tappa pugliese dello spettacolo di Elio e le Storie Tese. Ce ne ha parlato Faso, storico bassista della band. Ascoltiamo. Il titolo esilarante la dice già lunga sulla serata all'insegna del sano divertimento. Mi resta solo un dente e cerco di riavvitarlo, e lo show comico musicale che Elio e le Storie Tese stanno portando di nuovo sui palchi italiani e che sbarcherà nella Villa Peripato di Taranto il prossimo 26 luglio come unica data pugliese organizzata da Aurora Eventi. Un concerto estivo che segue ben 40 date nei teatri italiani, in cui la band si è esibita davanti a più di 60.000 spettatori. Lo spettacolo consente anche di avere un impatto di colori e volume anche sonoro diverso da quello che si può fare in teatro. Uno show a cavallo tra sacro e profano che si apre con una messa laica in cui vari personaggi di attualità vengono invitati a pregare per tutti i fan. Uno dei personaggi interpretati dallo spumeggiante Vittorio Cosma, in arte Carmelo, sul palco con noi, è un prete, perché lui con il vocoder si fa la voce da prete e si diverte a simulare dei comunicati da catechismo. Tra repertorio più datato e successi più recenti, gli Eli raccontano il nostro tempo in modo ironico, sottolineandone le contraddizioni e raccontando che di fatto, nonostante il passare degli anni, in fondo gli italiani sono sempre uguali a se stessi. Alcune caratteristiche del nostro mondo, della nostra essenza di italiani, alla fine del tempo cambiano poco. Uno show in cui la band assicura che tutto è suonato live, senza basi, campionamenti e senza autotune. In un periodo, diciamo, di
fast music che può stare al fast food, come la musica degli Elio e le Storie Tese sul palco sta alla tagliatella della nonna. Poi uno mangia quello che vuole, e chi vuole sentire una band alla vecchia maniera, diciamo, gli Elio e le Storie Tese dal vivo possono assolvere a questa funzione. Lo spettacolo unisce alla musica i racconti e le immagini originali di una creatività senza limiti, per un viaggio attraverso le contraddizioni del nostro paese e per una serata che si preannuncia dal divertimento assicurato. E con in calcio l'FC Matera, Stefano Tosoni è il nuovo presidente. Vediamo. Dar vita a una società credibile, sostenibile, pronta a raggiungere i massimi risultati nel più breve tempo possibile e ancora potenziare il settore giovanile con talenti locali e realizzare un centro sportivo con campi, piscine, residence per calciatori e squadra ospite. Sono le ambizioni del nuovo patron dell'FC Matera, Stefano Tosoni, imprenditore romano nel settore dell'automotive e del marketing online. Il neopresidente della squadra biancazzurra, che disputerà il campionato di Serie D, ha rilevato il pacchetto di maggioranza da Antonio Petraglia. Pronto per la salita qui a Matera? Sì, mi sono comprato la scarpetta da trekking e pronto per la salita, ma a parte gli scherzi, so di prendere una società ultimamente contestata in salita, ma questi sono stimoli, no? Come ho detto a una delegazione di tifosi, se io venivo qua era tutto in pianura, in discesa, magari andavo troppo di corsa e potevo ruzzolare. Così sono che devo affrontare delle difficoltà e le affronterò nella maniera giusta. Cercheremo di dimostrare che siamo una società sana, competitivo, l'entourage lo sto scegliendo, lo sceglierò, lo migliorerò, lo accrescerò strada facendo. Per divertirsi ogni benedetta domenica. È quello che ho scritto su social e questo è uno slogan che penso che debba essere preso in considerazione sempre. Ogni benedetta domenica che noi ci dobbiamo rilassare, divertire, festeggiare, poi verranno anche le sconfitte perché è fisiologico. Quello è meno possibile però. Non siamo una cordata, ha precisato Tosoni, ma due soci, io e Salvatore Pagliuca. Abbiamo un gruppo di imprenditori pronti a investire insieme al tessuto produttivo locale. A chi lo incalzava sulla situazione economica di partenza, senza mezzi termini, il presidente ha ribadito che i soldi ci sono per un campionato da protagonisti. Si è presentato alla città anche il nuovo direttore sportivo, Alessio Ferroni. Noi dobbiamo far bene, creare adesso la base per poter fare una squadra importante, con giovani importanti e giocatori importanti anche over, e sono pronto per questa avventura assolutamente. E questa era la nostra ultima notizia, l'appuntamento è con la prossima edizione del nostro telegiornale. Buona giornata.